nelle scuole, con la Cosiglietti, insegniamo a tanti ragazzi e a tanti bambini a essere, diciamo, responsabili verso l'ambiente, nel loro territorio, impariamo a mangiare bene. Siamo davvero contenti di essere qui e davvero grazie di tutto. Grazie a te. Fare voluto. E invece qui, Viola? Buongiorno, io li consegno al fiore. Al Bavero. No, chi avesse questa pianta? Sì, gli ho fatto le prove. Paolo. Eccolo qua. Bravissima Viola. Grazie. No, grazie, grazie. Buongiorno. Eccolo. Mi piace questa cosa. Eccolo qua, presidente. Bambini, sono i bambini più piccoli, presidente. Venite avanti, bambini, venite avanti. Buongiorno, mi state troppo salutate. Venite, venite. La casa del Bertone. Vai. Ah, ecco. Stamattina che la vuoi. Grande presidente. Buongiorno. Rimanga presidente, rimanga. Saluto ai ministri presenti, al vice direttore generale della FAO, al presidente di Coldiretti, a tutti presenti, particolarmente il saluto più intenso mi consentirete ai bambini e ai ragazzi che sono i protagonisti di questa giornata. Vorrei anche ringraziare i ragazzi del coro perché mi hanno cantato l'inno nazionale, bravissimi. Sono davvero lieto di ospitare a Castel Porziano la prima festa dell'educazione alimentare. Argomento e impegno di fondamentale importanza per la nostra vita e per il futuro, come dimostra la presenza qui questa mattina del Ministro dell'Agricoltura, del Ministro dell'Istruzione, del Ministro della Salute. Ho avuto poco, anzi, modo di fare un veloce giro dei vari punti della festa e vorrei dire al Presidente della Coldiretti, al Segretario Generale, che risulti il successo dell'iniziativa è espresso
dall'entusiasmo del che i bambini e i ragazzi hanno manifestato e manifestano, del loro coinvolgimento, che dimostra da un lato come le speranze per il futuro siano ben riposte nella nuova generazione, ma anche del dovere di offrir loro occasioni per riflettere e comprendere il modo in cui procedere nel futuro. Per questo desidero ringraziare e avere Castel Porziano e quest'oggi più è arricchito la presenza di tanti bambini e ragazzi, ma è un'occasione per sottolineare quanto sia importante per il nostro futuro, ripeto, e per la nostra vita, un impegno adeguato, concreto, di grande riflessione sull'educazione alimentare. Grazie e auguri.